forte. Continua il fronte della protesta a Giugliano e Chiaiano contro la decisione di aprire due nuove discariche nell'area nord. Venerdì i cittadini di Giugliano si vedranno a Piazza Matteotti alle 19 per un'assemblea pubblica che vuole tracciare un bilancio sulle proteste portate avanti sino ad oggi e capire il da farsi in vista della conferenza dei servizi che il prossimo 3 aprile dovrebbe decidere cosa succederà a Cava Ripuaria, se aprire o meno un invaso da 1.200.000 tonnellate. I manifestanti però questa volta avranno un alleato in più, forse inaspettato. Sicuramente sarà a tutela degli interessi della comunità di Giugliano, perché 30 anni, anche se non sono giuglianesi, però parlano per Giugliano libri, storia e cronache, ha subito per 30 anni. Penso che non sia più il caso di malamardeggiare nei confronti della stessa persona, quindi ritengo che chi ha il potere decisionale a cui noi ci, con i quali noi ci rapporteremo, debba orientare la propria scelta verso altri riti. Commissario, quando ci fu la decisione del termovalorizzatore, logicamente la commissione decise di non fare ricorso al TAR perché non era possibile in quella fattispecie. In questa fattispecie, che riguarda invece una discarica, e tra l'altro lei sa come me che l'articolo 3 del decreto legge 21 del 2007 prevede che non ci possono essere nuovi invasi a Giugliano, c'è la possibilità che la commissione si appelli alla normativa con un ricorso? Io penso che non ci sia necessità di arrivare al ricorso, perché nelle competenti sedi, nel momento in cui sarà rappresentato il punto di vista della cittadinanza, che io ritengo più che giusto, e penso che cioè, questa ventilata o prospettata ubicazione di un nuovo invaso da riempire con rifiuti venga meno. I comitati di Chiaiano hanno invece già pronto una marcia di protesta per il 29 marzo che porterà alla stazione della metropolitana gli attivisti che da anni si battono per la difesa del territorio. Per preparare questo evento gli attivisti si vedranno il 23 marzo nella villetta Miriam Makeba, dove ci sarà un mercatino eco e solidale e altre iniziative a sostegno della mobilitazione.